buonasera puntuali come ogni giorno entriamo nelle vostre case di tutta la Calabria, della Sicilia orientale grazie a Esperia TV canale 18. Buonasera a tutti gli amici di In Cucina con Simona, il numero per parlare direttamente con noi, lo leggete in sovraimpressione, noi siamo all'interno del centro commerciale Le Fornaci qui a Catanzaro, quindi molta gente viene a salutarci facendo la spesa, insomma al centro acquisti. Noi abbiamo ricreato la nostra cucina, il nostro studio mitico di In Cucina con Simona, abbiamo fatto una piccola bomboniera che sta piacendo tantissimo, questi colori arancio, giallo, che ci danno serenità. Mi corre obbligo intervenire immediatamente. Buonasera Simone e buonasera a tutti. Ciao, quanti. Che c'è? Mi piace quando dici abbiamo fatto, abbiamo sistemato. Perché? Perché no? Ma che hai fatto tu? Mi sto aggiustando i capelli, perché no? Non è così? No, tu quando arrivi qui ti prepari le unghie, Ma che dici? Ma non è vero? Io faccio anche i piatti, diciamolo, facciamo tutto e siamo una squadra. Ma sei truccata? Sei truccata lei? Ma questo è il posso dire chi è o no? No, non lo puoi dire. Non lo posso dire, va bene. Comunque lo saluto gli amici di Esperia, questa voce l'avranno già riconosciuta. Abbiamo un ospite in regia a controllare. Ma abbiamo te un ospite a controllare te. Particolarmente me, vero? Ma chi hai questa sera? Sei più carina. Ma non lo so, sono un po' più carina. Sì, ah, sì, un allora po' più carina, sì. Simpatico. Allora sì. Sarà la presenza della tua ospite. Sarà la presenza di un ospite femminile, perché per due giorni abbiamo avuto praticamente chef uomini, questa sera invece una ragazza molto carina che arriva da Catanzaro, però è pugliese, di origine pugliese, un po' come me che sono metà calabrese e metà pugliese. Lei invece arriva da Taranto, vero? Spero di non sbagliare. Da Lecce, infatti ho sbagliato. E lei è Valentina Amato. Buonasera a tutti. È calabrese d'adozione praticamente. Sono 14 anni ormai, quindi direi proprio di sì. Anche l'accento un po' si sente. Ancora si sente. La tradizione in Puglia, c'è una tradizione insomma del cibo che è veramente... Sì, insomma, sì, sì. Però io le orecchiette non ve le faccio. No, le orecchiette prima o poi le farai. A me piacciono particolarmente quelle che faceva mia nonna, le strascionate, così si dice, sì. A Cerignola perlomeno, non so tu come... Non sono, quelle non sono girate, perché le orecchiette vanno girate sul dito, mentre quelle vanno soltanto strisciate sulla tavola. Per questo strascinate. Hai visto, Mimmo, lo sapevi tu che erano strascinate? Sì, no, io so quello che farà Valentina questa sera. Ah, questa sera, guarda, è una puntata particolare. Rotoloni. Ma no. No, rotolona che no. Non finiscono i rotoloni mai. Li abbiamo portati noi e i rotolini li facciamo qui. Che cosa facciamo se stiamo a fare? Non andare diretta. I rotolini. Che cosa vuol dire una puntata dedicata ai rotolini? Allora, io al momento diciamo che sono una food blogger, quindi le ricette delle blogger sono un po' diverse dalle ricette degli chef. C'è la signora Girifalco non ha capito tanto bene cosa vuol dire food blogger e c'è anche un'altra platania che non ha capito. Spieghiamo. Allora, esiste un sito di cucina, il mio ovviamente, che si chiama Il Piatto Giusto, e praticamente il blog è come un diario di ricette invece che un diario di quello che uno fa ogni giorno. Noi, ogni giorno pubblichi una ricetta? Sì, descriviamo quello che noi cuciniamo ogni giorno, ecco perché è un diario. Ovviamente food è cibo, quindi è un diario sul cibo. Su internet, signore, quindi attrezzatevi. Ecco. Però il bello è che è una cucina un po' diversa, cioè noi andiamo incontro alle casalinghe, quindi facciamo queste ricettine un po' particolari, però con quello che cioè, magari... Cioè tipo io oggi non so cosa cucinare, benissimo. Vado su internet e trovi la ricettina veloce, facile, i classici salvascena di... Ne abbiamo sentito tante parlare in televisione tutti di qualcuno. Cena, certo. Ecco, e sono queste ricettine simpatiche, carine, quindi non è proprio una cucina da chef da ristorante, ma è una cucina più che altro di casa, casalinga. Una cucina casalinga. E quindi? Però carina, magari molto veloce, vediamo. Molto sprint. Allora iniziamo a vedere qualche rotolino. Qualche rotolino, andremo a riuscire a fare quattro. Se ce la facciamo tutti e quattro e se no. Speriamo, vediamo. Intanto come in casa, si arriva dove si può. Tanti nostri amici a casa vedono il numero di telefono, se ci vorranno contattare, parlare senz'altro. Con noi. Diamo la prima ricetta, con che cosa partirai? Allora partiamo con quelle, due sono fredde e due vanno nel forno, quindi partiamo con quelle da forno così... Ah,
sana e la regia ma ha deciso. No, abbiamo cambiato. La regia ha deciso che tu faccia i rotolini di frittata verde perché non ho aspettato che te li chiamassi. Però ma la facciamo benissimo. Proprio quella. Lascia la regia. Sì, 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 facciamo questa. Allora, rotolini di frittata verde. Adesso ce li spostiamo, okay. Due uova, una manciata di rucola, 100 grammi di salmone affumicato o salmone fresco, sì, vero? Come volete, quello che avete in casa. 100 grammi di formaggio spalmabile, olio extravergine d'oliva e sale. E qui mi corre ricordare che gli ingredienti che ci vengono donati arrivano tutti quanti dalla CRAI, qui di Catanzaro, quindi tre punti vendita, dicevamo ieri sera uno a Sellia Marina, un altro a Catanzaro Lido, un altro proprio nella città di Catanzaro a Viale Pio X, grazie, grazie, grazie alla CRAI. Mentre l'olio invece, l'olio De Sando, che noi stiamo usando quest'olio quest'anno buonissimo, grazie anche per l'olio che ci viene dato da un altro nostro sponsor. Allora, prego. Noi abbiamo cambiato i programmi, quindi adesso ci mettiamo la padellina per fare certo. La frittatina. Eccolo qua. Altrimenti non ci troviamo con la padellina. Ok. Ecco qua. Cosa stai facendo? Stai sbattendo allora, le uova? Le uova ci ho messo soltanto un pizzico di sale. Adesso tritiamo un pochino di rucoletta, così la frittata invece di farla classica la facciamo diventare verde. Io intanto giusto per la padella qua. Mi sciolgo un coltello. Ok. Perfetto. E facciamo giusto per non avere la classica frittata, la aromatizziamo un po', la rendiamo un pochino più saporita con la rucola e la coloriamo. Dobbiamo visto che avremo dentro qua il bianco e il rosa del salmone, la frittatina la facciamo verde. Io lascio parlare te perché così avrai modo di spiegare tutto quanto ai nostri amici a casa. Intanto ti ho cambiato il padellino perché dobbiamo utilizzare questi padellini perché sono adatti per il nostro piano ad induzione. Perfetto. Salutiamo in questo caso anche la nostra carissima Patrizia Scalise di In Cucina, un negozio bellissimo che si trova a Catanzaro Lido, che ci ha donato queste pentole fantastiche che vanno benissimo con il forno, il piano ad induzione che ci è stato dato da Orazio Armone Mobili a Roccelletta di Borgia. Vai, spiega tutto! Allora, abbiamo aggiunto la rucoletta, sì, mescoliamo e andiamo, se la padella è calda, andiamo direttamente. Oh yeah, sì, mi sa di sì. Perfetto, questo non ci occorre più. Intanto qui vedi che succede di tutto, vai pure, vai. Io vado, eh. Sì, tu vai, allora. Vediamo se troviamo un mestolo. Prego. Prego, prego, puoi prenderlo anche qui. Ecco Mimmo, qua. Ma tu ci sei? Che stai facendo? Scusami. Sto mangiando un panino perché oggi non ho mangiato. Infatti, io veramente guarda, ma sei curioso. Ma come il panino? Stasera rotolini. I rotolini ci sono. Non panini. Perché mangi il panino? Perché stai mangiando il panino, Mimmo? Perché ho fame. Va bene, mangia allora. Con che abbiamo cosa? Abbiamo detto che usiamo l'olio. L'olio De Sando, l'olio eccolo De Sando. Qui, vai, vai, vai. E i prodotti degli sponsor vanno usati. Noi assolutamente siamo tutti. Sì, poi un olio calabrese per cui non possiamo esimerci da questo. Intanto qui davanti a noi succede qualunque cosa. Simona, dobbiamo abbassare, abbassiamo. Vediamo se riesco da sola. Sì. Perché mi sa che l'olio sta fumando parecchio. Ok, abbassiamo. Okay, questi piani nostri sono fortissimi, per cui ok, iniziamo a fare la prima spostiamo un po' frittatina. Che quest'olio fuma un po'. Ok. Noi tanto con le dosi dobbiamo farle solo vedere, sì, quindi facciamo un'unica frittatina. Ok, puoi tornare sul piano, benissimo. Questi sono dei rotolini, delle idee che noi possiamo dare alle nostre amiche a casa, anche se stasera state arrivando in questo momento a casa. Sì, avete un sono po' di ideuzze velocissime per un aperitivo, per un buffet, questo appunto va servito freddo, quindi tranquillamente uno se lo può preparare in anticipo per una festicciola, per un aperitivo, tranquillamente. Quelli caldi invece si possono preparare prima, cioè li mettiamo tranquillamente in un contenitore ermetico in frigorifero e nel momento in cui diciamo dobbiamo andare a tavola li mettiamo un attimino in forno e sono pronti, perché ci vuole cottura veramente, veramente proprio poco poco poco. Grazie. Prego, io mi sono messa il grembiulino questa sera proprio per aiutarti, non so se hai notato. Sì, sì, ma adesso ecco qui.
all'opera. Rotolini di frittata, questa sera si mangia, ragazzi, avete fame? Sì, i nostri amici qui in studio hanno fame e noi... Allora, nel frattempo che questo va... Sì, che vogliamo fare? Mescoliamo... Ah già, il salmone con il formaggio con spalmabile. Oh, benissimo. Questo lo stemperiamo un pochino. Noi abbiamo del salmone in scatola, non del salmone affumicato, fresco. Ma si può mettere tranquillamente o il salmone affumicato lo mettete a fettine, steso nel rotolino, oppure se avete del salmone in scatola, fate come me, lo stemperate un po', ci aggiungiamo il formaggio in modo che diventa più cremoso e spalmiamo il tutto poi sulla frittatina. Li stemperiamo un po' così e ci aggiungiamo questo. Ma io vedo di tutto, no, qui guarda, succede di tutto. No, guarda, non potete capire. Intanto ditemi se possiamo passare le telefonate, perché speriamo non ci cada nulla in testa, ma noi andiamo avanti imperterriti. Perché lo studio, insomma, è stato, come mi avevi raccontato prima, insomma, è stato approntato veramente aspetta da pochissimo. Aspetta che passiamo alla prima telefonata. Pronto? Ah, buonasera. Okay. Pronto? Buonasera. Sì, con chi parliamo? Allora, dovete abbassare a zero il volume del televisore, grazie, perché altrimenti ci sentite malissimo. Con chi parliamo? Buonasera. Mimmo, c'è? Se vuoi simulo io la telefonata. Chiudila. Allora, perché la signora dall'altra parte, non so, mi sente troppo forte, non mi risponde, altrimenti abbiamo il ritorno in studio, grazie. Avviso di servizio, quando telefonate, per piacere... abbassate il volume del televisore, perché potrete ascoltare la voce di Simona attraverso la cornetta del vostro telefono. Nin don. Va bene, ok, quando vuoi passale comunque, grazie. Intanto io vorrei aggiungere anche del pepe, che diamo un pochino di sprint, perché poi a casa si fa così, no? Sì, ah, ma questo non lo possiamo aggiungere perché dobbiamo macinare. Esatto. Quindi. Va bene, se vogliamo lo aggiungiamo, facciamo finta di averlo aggiunto, vedi come succede in casa, se poi lo aggiungi, altrimenti se non ce l'hai. Ad esempio io non lo gradisco il pepe. Ecco, allora niente, noi non lo mettiamo, così poi Simona li assaggia. Va bene. Intanto qui la fame cresce, intanto qui, va bene, andiamo avanti. La frittatina è quasi pronta, guarda che padelle fantastiche, hai visto? Perfetto. Una padella, ci ha mandato la nostra amica, andate a visitare questo negozio in cucina. Eccoci che ci qua. Trova proprio di fronte la posta centrale a Catanzaro, allora. Lido, per cui vediamo, andate a trovare la nostra amica Patrizia Scalise, perché vedrete che ha dei materiali e delle pentole fantastiche, ditelo che le avete viste qui in cucina con Simona. Intanto, cara, io prendo un piatto così. Tutto bene, ragazzi? Bravo Mimmo. Ecco, facciamo rivedere la ricetta per chi si fosse messo soltanto adesso all'ascolto. Esatto. Ora vi faccio vedere come facciamo. Eccola qua, guardate, è meravigliosa. Eccola. Andiamo qui. E ora facciamo così, a lavorare sul nostro tagliere. Ah, che bella. Ho detto, queste sono proprio ricettine proprio velocissime. Ecco qua. Poi col caldo ovviamente della frittata riusciamo a spalmare meglio. Ma è fantastico questo, ragazzi. Guardate che è veramente bella, questa ricettina. Vediamo se ci... Senti, come il tuo blog è seguito da molte persone? Sì, adesso sì. Ti ricordi quando sono venuta la prima volta? Ero veramente all'inizio. Sì, me lo ricordo. Avevamo proprio, quando dicevo, 100 visite oggi. Adesso siamo a 500 visite al giorno. È visitato ovviamente un po' da tutte le parti, ogni tanto mi scrivono in arabo e io veramente non so cosa fare. Ti scrivono in arabo, che rispondi? No, mi faccio aiutare insomma dal traduttore e vado così. In inglese qualche cosa riusciamo, ma insomma in arabo non è possibile, però... Scusa se rido, però... Vai. Io, lo possiamo inquadrare, vi prego? Cioè possiamo fare... No! Possiamo far vedere cosa sta succedendo in questo... Perché scendi, Nicolas?
Perché guardate, voi non avete idea di quello che sta accadendo in questo momento. No, guardate, nessuno lo riprende. Ah, adesso sì. Voi vedete questa telecamera dall'alto, bellissima, che ci sta inquadrando in modo meraviglioso, perché ad oggi siamo arrivati a quattro telecamere, quindi abbiamo quattro persone qui davanti a noi, tre stanno in regia, siamo tantissimi, però io fino adesso avevo qualcuno appeso ad un traliccio qua sopra e finalmente il problema è risolto. Mamma mia, che ce l'abbiamo fatta, no, ce l'abbiamo fatta, dai. Bravo Nicolas, grazie, grazie, ti salutiamo anche noi con affetto. È andato. Io vado, a sì, rotolo. Sì. Partiamo con i rotolini. Benissimo, perfetto. Ecco qua. Ecco qua. Adesso prendiamo Nicolas, tornerà alla sua postazione al telefono, per questo non stiamo passando le telefonate, perdonateci. Asciugiamo e ora passeremo tutto. Va bene, guarda che bella inquadratura dall'alto. Bravi ragazzi. Ah. Ti piacciono le inquadrature di quest'anno? Dimmi un po'. Vediamo, la tua vediamo, aspetta che mi guarda e poi ti dico. Guarda cosa stai vedendo sul monitor. Che cosa pensi di questa nuova cucina, di questi nuovi colori che abbiamo voluto riportare? No, è bella, molto bella. Poi sono colori solari, ti rispecchiano, quindi va benissimo così. È vero, la solarità vero? Sicuramente mi rispecchia. Senti, vuoi farti conoscere un pochino anche dai nostri amici a casa, magari dagli amici di Esperia TV che per la prima volta ti vedono, vuoi raccontarci come sei finita in Calabria? Devo provvedere. Beh, certo, sì. Perché il mio compagno è calabrese, gimiglianese, vive a Catanzaro adesso. Cosa stai cercando? Guarda come cosa mi sono portata da casa. Che sono? Carini. Che sono? Cos'è? Che sono degli stecchini un pochino più particolari, perché io vado alla ricerca di queste cosine un po' così. E quindi perché poi fai le foto e pubblichi tutto, eh però. Sì, ma io posso assaggiarlo uno? Ah no, regia, scusate, stasera si mangia, i rotolini mi ispirano questa sera e io mangio, non ti preoccupare a metterli tutti, tanto loro non hanno fame. Che c'è ragazzi, tanto voi non avete fame, vero? No, no? Va bene. Adesso io ne andrò ad assaggiare uno. Mimmo, prego, ci sei ancora? Eccoci qua. Lo so che ti hanno lasciato da solo, però Mimmo, ci sei? Ma dov'è? Simo, tu non mi puoi disturbare ogni 5 minuti però, noi lavoriamo di sopra. Che stai facendo? Mica stiamo lì a mangiare i rotoloni. I rotolini. Cosa sì. Stai facendo Mimmo? Perché io stasera ti sento particolarmente distratto. Che è successo? Dimmi. Stavo guardando quelle famose foto su Facebook. Mia. Che buono. Buono. Allora. Non puoi capire. Mimmo, buonissimo. Cioè, poi ti lamenti quando la bilancia impazzisce. No, la bilancia, io guarda, talmente sono magra, mi peso con questa, scusate. Potete... Sì. Dov'è? E questo ti rende l'idea, per cui non hai niente da ridire. Va bene, Valentina, la prima ricetta è andata e noi la presentiamo. Ah, oh, scusate, ho impallato. Noi la presentiamo ai nostri amici a casa, la mettiamo qua davanti, eccola qui. Intanto. Il primo rotolino è pronto, la prima idea per un pranzo veloce è pronta, giusto? Ora con che cosa vuoi fare? Perché se no decidono loro, non ti conviene. Aspetta. Dai, decidete voi. No, per carità, perché loro ti mandano per ormai. Valentina, dimmi tutto. Che cosa ci prepari adesso? Facciamo i rotolini al pomodoro. Ne ho due al pomodoro. Decidi di melanzane, quali. Di melanzane, le melanzane sono senza pomodoro, le melanzane sono con provola, specchettimo, filanti. Ottimo. Faccio ottimo. Queste, vado? Sì, va benissimo, va bene. Ok, però poi mi devi mettere vicina quell'altra col forno, così il forno lo utilizziamo una volta sola. A lui lo chiedi, ma per favore. Qual è quella del forno? Chiamatela sola, per favore, non chiedere a lui, chiamatela allora, sola. Allora, quella del forno è... E questa delle melanzane? Questa della melanzane va in forno e questa qui con il pane per i tramezzini va in forno. Avete finito di parlare? Mandi una ricetta, la signora a casa stava aspettando. Simona, fatti da parte, sto parlando con Valentina io. Allora, vado con le melanzane? Ok. Vado. Allora, questo ce lo rialziamo. Aspetta che diamo gli ingredienti, aspetta un attimo perché vediamo se... Rotolini di melanzane e speck, questo? Ha deciso questo. Sei fette di speck, tanto è così, è inutile che parli. Sei fette di speck, una melanzana grande, 100 grammi di provola, sale e timo. Allora, cominciamo, bravo, dobbiamo bravo, tagliare le melanzane
a fettine, sottili. Facciamo le belle sottili perché così si cucinano prima, poi riusciamo ad arrotolarle meglio, perché se vengono grosse poi si spaccano mentre le arrotoliamo. E poi noi abbiamo sempre tempi televisivi, quindi dobbiamo andare veloci. Allora, togliamo ovviamente la parte esterna che non ci piace. Non ci piace? No, si ha troppo la buccia, è dura, è amarognola. Invece togliamo via e andiamo con queste. Sottili, sottili, le mettiamo in padella, così si arrostiscono. Io faccio una cucina sempre piuttosto leggera, quindi evito dove posso di mettere l'olio. Siccome qui abbiamo la scamorza, abbiamo il grasso dello speck, cerchiamo almeno nelle melanzane di non mettere altro olio. Poi abbiamo queste padelle antiaderenti perfette, bellissime, possiamo fantastiche, fare quello che vogliamo. Veramente molto belle. Intanto io hai nominato il caciocavallo, io vorrei ringraziare un'altra azienda, che è un'azienda che ci segue già dallo scorso anno, che è Torre di Mezzo. La conosciamo benissimo, ci abbiamo lavorato l'anno scorso. Ci abbiamo lavorato tutto l'anno scorso, veramente grazie a Fulvia Caligiuri, perché Torre di Mezzo, oltre a mandarci il caciocavallo, le mozzarelle, la panna, la ricotta, buonissima, la ricotta, Il latte famosissimo che trovate proprio al supermercato, nel banco del supermercato, e da quando si è inserito devo dire che la gente a casa lo gradisce, ha imparato nuovamente a bere il latte in vetro, ma oggi lo trovate anche nella confezione di plastica. Intanto noi piano piano tagliamo la provola e diamo la linea alla pubblicità e ci ritroviamo subito dopo. Benissimo. E siamo tornati rigorosamente in diretta in compagnia della nostra Valentina Amato, la nostra food blogger, che questa sera sta facendo tutta una puntata sui rotolini, su quegli stuzzichini che potete fare in brevissimo tempo a casa, magari anche come dei salvacena, ma possono anche essere serviti come uno spuntino per un aperitivo? Sì, senz'altro, come no. Allora, abbiamo già fatto quelli di frittata. Diciamo un aperitivo rinforzato. Perché esatto, molto rinforzato. Abbiamo che c'è dentro. Posso farvi sentire un attimo questo brano? Magari vi mettete anche a ballare. No, proprio no. Senti, senti. Salto in bocca alla romana, melanzane alla parmigiana. A noi ci piace. E vai, Simona. Assolutamente no, guarda che tu mi sa che sei rimasta a qualche programma. Io veramente, Mimmo, di te poi dobbiamo parlare, perché tu mi sa che hai un po' di confusione. Vabbè, ok, me ne vado, ti lascio. Con chi? Ti lascio. Ecco. Ciao. Vorrei capire con chi. Allora, dicevo che abbiamo già fatto i rotolini di frittata con il salmone e il formaggio spalmabile. Adesso, invece, stiamo facendo i rotolini di speck e melanzana. Io riproporrei la ricetta per chi magari era distratto, si è messo all'ascolto soltanto adesso. Rileggiamo la ricetta, grazie. Rotolini di speck e melanzane. Vediamo un po'. 6 fette di speck, una melanzana grande, 100 g di provola, sale e timo. Questa ricettina per quante persone è? Quanto abbiamo detto, 6 fette di speck, escono 6 involtini. Okay. Quindi diciamo una a testa, se facciamo un aperitivo va benissimo. Va bene. Il timo, allora, perché la scelta del timo? Il timo è profumatissimo, a me piace tanto e non è molto usato, diciamo, in cucina. Secondo me è trascurato e fanno male a trascurarlo. In genere noi usiamo sempre il basilico, al massimo la menta, il prezzemolo. Invece ha un profumo fantastico, io ho il mio orticello, infatti me lo sono portato dietro da casa, l'ho appena raccolto, vedi che profumo. Buonissimo, ecco, la melanzana secondo me ci sta benissimo. Allora abbiamo messo lo speck sotto, la melanzana arrostita e adesso ci mettiamo il timo e mettiamo la scamorza. La nostra. Facciamo così. Caciocavallo Torre di Mezzo. Caciocavallo, ecco, benissimo. Qua, scamorza, potete metterci un po' quello che volete. Senti, la mozzarella ci potrebbe stare oppure no? Perché allora, esce fuori e ci crea problemi in cottura, perché adesso passiamo un attimino in forno. Quindi è preferibile usare più un formaggio un po' più duro, perché così evitiamo che si sciolga eccessivamente e ci crea, insomma, quella quiccia che crea la mozzarella, soprattutto se è fresca. Acquiccia. Quella quiccia.
Intanto sì, il forno... io ho un modo tutto mio di parlare, perché un po' leccese, un po' calabrese, un po' romano, sono stata 4 anni a Roma, quindi un po' così. Intanto vedete termini. Anche le pirofiline da forno che ci sono state mandate dalla nostra amica di cui vi parlavo prima, arancio, giallo, insomma ci ha mandato un po' di cosine. Riprende i colori della cucina. Esatto, e proprio qui inforneremo e andremo poi a... Sì. Quanto saranno pochi minuti nel sì, forno? Sì, pochissimo, okay. Veramente poco. Deve soltanto sciogliersi leggermente il grasso dello speck, così insaporisce tutto, perché ci ricordiamo che non abbiamo messo il sale e l'olio. Quindi praticamente il grasso dello speck si scioglie. Sarà e l'unico crea... condimento. Sì, diciamo. È l'unico condimento, non abbiamo messo altri grassi. Facciamo così, vedete, non c'è bisogno neanche di fermarli, vanno così direttamente in forno. Faccio io? Grazie. Allora, adesso, dopo aver fatto... Tipo 5 minuti. Dobbiamo stare attenti che appunto la scamorza, la provola, quello che abbiamo messo dentro, non si sciolga eccessivamente. E non si secchi lo speck. 200 gradi va bene? Va benissimo. 200 gradi, proprio qualche minutino e togliamo. Allora, abbiamo fatto i rotolini di speck e melanzane. Abbiamo fatto i rotolini di frittata, rucola e quant'altro. Ora andiamo adesso a fare... Adesso vediamo se Mimmo ci dà una mano e ci manda l'altra cosa. Mimmo stasera io sento che in regia sta succedendo da, tutto. Da mettere in forno. D'ora in poi. Oppure facciamo cosa, quello fresco. D'ora in poi, qualunque cosa voi vogliate chiedermi, per favore. Signor Mimmo, esimio. No, basta anche Mimmo. Però, esimio. Mimmo, per favore ci potresti mandare la ricetta dimmi, Valentina. Dei rotolini. Simona, devi stare zitta. In cucina con Valentina. Ecco, va bene. Non male. Hai visto, Mimmo? Va bene. Quella con la ricotta, Valentina? Ecco. Mimmo, sono tutte e due con la ricotta. Ah, va bene, questa? Anche tu però. Vai, ce l'abbiamo fatta. Ok. Rotolini di pane, ricotta e spinaci. 200 grammi di ricotta, ovviamente, torre di mezzo. Se non ce l'avete, che non trovate quella di torre di mezzo, potete anche andare alla CRAI e comprarla lì, insomma, è uguale. Ma perché mi chiami? Io non lo so che sta succedendo, è una serata molto strana, ma siamo su scherzi a parte, siamo in diretta o no? Ma Simona, gli ingredienti non li sa a memoria. No, assolutamente no, ricordo, ecco. Quindi, grazie. Due fette di pane per tramezzini, quelli lunghi senza bordi, spinaci, parmigiano, olio Evo, il marito di Eva, sale, lo pepe. Lo diciamo cos'è l'olio Evo, sempre per la signora. Olio d'oliva, ecco, sale, pepe e polpa di pomodori, grazie. Ok, allora. Andiamo a vedere quest'altra preparazione. Mattarellino, grazie Simo. Mattarellino, insomma, non lo so. Adesso poi ci andiamo a fare un bel caffè perché stasera ci vuole. Ecco qua che ne arrivano altri due. Noi l'appiattiamo un pochino, lo stendiamo. Sta succedendo di tutto, ragazzi. Fate con calma, ecco. Va bene. Allora, stendiamo un po'. Sì. Così ci viene più facile arrotolarlo. Sì. Allora. E i gufi, Simona, mi dovevo non mettere... te la ridere. No, mi dovevo mettere un altro gufetto. Vabbè, andiamo avanti. La ciotolina. Ecco qua. E mi servirebbe un cucchiaio, me lo passi tu? Prego. Io sono qua, mi sono messa il grembiule apposta questa sera. Ma io vedi che ti sfrutto. Allora, ricotta. Diciamo che noi il pepe non lo stiamo mettendo perché Simona non piace, no, dovete sapere. Però si può mettere tipo noce moscata, il pepe, poi ripeto, queste sono ricette che ognuno può poi variare a seconda di quello che ha in casa, che ha in frigo, di quello che deve riciclare, di quello che deve insomma utilizzare, dei gusti ovviamente. Allora noi li facciamo con un classico, ricotta e spinaci. Pronto, buonasera, ce l'abbiamo fatta, pronto, buonasera. Simona. Ciao, chi sei? Sono di nuovo Alessandra. Alessandra, ciao, da Cosenza. Sì. Ci hai chiamato ieri sera, ciao cara Alessandra, sì. Come stai? Non vedo più cartoni, guarda te. Non guardi più i cartoni la sera? Che simpatica, quanti anni hai? Sei simpaticissima. Grazie, Alessandra, quanti anni hai? Ce lo ricordi?
8 anni, Alessandra, è piccolissima, guardava i cartoni. E a casa che dicono che guardi In cucina con Simona? La mamma è contenta? Ti saluta la mia mamma. Va bene, grazie cara Alessandra, un saluto a te e a tutta la città di Cosenza. Ti mando un bacio grande, ciao Alessandra. Ok, ciao. Ciao bella, ciao, grazie. Ma abbiamo un altro bimbo qua questa sera con noi che è venuto a fare l'assaggiatore. E quanti bambini che ci... Guarda che i bambini sono... Ci seguono tantissimo, sì, 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 sì. Tanto, tanto, tanto. Ai bambini io me ne piace tanto conto. La cucina. Vieni qua, vieni. È venuto a trovarci assaggiare. Il piccolo Nando. Nando, ciao, la mia mascotte. Ciao Nando, come stai? Bene. Allora Nando, vuoi dirmi di dove sei e quanti anni hai? Da Catanzaro Lido e 8 anni. Vediamo, aspetta, vediamo se è acceso, se... Sì? Da Catanzaro Lido? E 8 anni. Hai 8 anni. Senti, sei venuto a fare l'assaggiatore perché se aspetta tu non andare avanti perché no. Sennò tu intanto controlla i rotolini nel forno. Sei venuto a fare l'assaggiatore perché qualche mese fa mi avevi chiesto che cosa. Dillo, prego, non ti emozionare. Che se potevo fare l'assaggiatore da te. In cucina con Simona. Io cosa ti ho detto? Certo, verrai ad assaggiare. Allora, adesso, il salmone ti piace? Vuoi assaggiare? Io lo vedo di buona forchetta, secondo me. Una frittatina al salmone la vuoi assaggiare? Dirmi com'è? Vediamo un po'. Sei un po' indecisa. Senti, sei un assaggiatore, devo assaggiare quello che c'è. Aspetta che adesso te la do. Intanto Valentina, prego, ci vuoi spiegare qualcos'altro? Allora, posiamo il microfono e assaggia, prego, assaggia, tranquillo. Tanto Nando poi ti dà un giudizio, eh? Aspetta che ti aiuto a tagliarlo io, Nando, perché mi sembri un pochino come mia figlia, vero? Sì, dice la mamma, sì, mi sa di sì. Poi che ti imbocco io, possibile? No, imboccarti no, ecco, bravo. Ah, sta assaggiando Nando, eh? Vediamo, vediamo. Vediamo che faccia fa. Com'è? Non è molto... Ride, Nando! Diciamo che non è una ricetta proprio per bambini, perché c'è la rucola che è amarognola. No, ma è buona invece. Il salmone. Com'è? Nando! È buona. Vuoi mangiarlo tutto o vuoi lasciarlo? Non lo vuoi mangiare tutto? Sono un povero bambino, guarda. Va bene, questo l'hai assaggiato. Vuoi restare qui a assaggiare anche gli altri? O devi andare via? Che deve fare? Può restare? Nando, resta con noi. Stiamo qua, vediamo che cosa cucina Valentina. Dai, ti facciamo assaggiare qualcosa di più adatto a te. Sì, non ha sono ragione. Ricette proprio per bambini. Intanto tieni la che ti do un po' di provola. Amara. La provola la vuoi? Ti piace? No, me la mangio io. Va bene, Nando, perché tu mi sa che sei buona forchetta, ma io sono più buona di te. Vai con i tuoi rotolini di ricotta. Allora, spinaci. Abbiamo tritato gli spinaci. Per averli, insomma, piccoli piccoli, se no gli spinaci, come sappiamo, sono un po' filamentosi. Mischiati con la ricotta e ci aggiungiamo solo ed esclusivamente un pochino di parmigiano, giusto una manciatina, per insaporire un po'. Dopodiché stendiamo sui nostri rotolini, scaldiamo leggermente, ecco qua, questa è pronta, la mettiamo da parte. Qui abbiamo un pochino di passata di pomodoro. Tieni, se vuoi un cucchiaio qua. Fatto. Perché ti serve la passata di pomodoro? Li condiamo con un po' di pomodoro perché questi vanno ripassati in forno. Va bene, noi ti guardiamo in religioso silenzio, Nando? Allora, qui ci mettiamo sempre un po' di olio, l'olio, l'olio, l'olio. Eccoci qua, meno male che c'è Simona che sono mi porge. Sono io che sto aiutando, mi porge tutto. C'è Nando, c'ha Nando questo... che sta osservando tutto, vero Nando? Ci mettiamo un filo di olio, come se stessimo facendo il sugo, diciamo, un pochino di sale. Senti Nando, ma io so che tu stai prendendo lezioni di canto, è vero? Ma che cosa hai imparato a cantare particolarmente? Il mio canto libero. Ce lo fai un pezzettino? Perché? Scusati, devi, se vuoi diventare cantante devi imparare ad esibirti davanti alla gente, no? Scusa. Il mio canto libero sei tu, poi? E l'intensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi.
Bravo Nando, bravissimo. Sei bravissimo, sei piccolo ma sei bravissimo, bravo. Studia, studia, studia che poi magari un giorno diventerai famoso, chi lo sa. Oppure se non diventerai famoso canterai per te, per i tuoi amici, anche questo è molto importante, vero? Va bene. Allora Valentina, il forno ci siamo quasi, vero? Sì, a qualche minutino. Ok, diciamo che il forno non era proprio caldissimo perché... perché diciamo, stiamo morendo di caldo, diciamo. Ecco. Abbiamo cercato di tenerlo un po' più basso, esatto, ci vuole qualche minutino in più, ma va benissimo, morendo. Noi lo controlliamo e lui sì, intanto va. Sì, lo controllo va. Io, tu intanto vai, restiamo su okay. Valentina. Allora, questo l'abbiamo già steso, il sugo si sta cuocendo un pochino e noi facciamo come al solito così. Sono rotolini, quindi spalmiamo e dopodiché arrotoliamo. Eccoci qua. Anche questa, come vedete, è una ricetta proprio velocissima. Il ripieno, come vi ho già detto, è classico, proprio ricotta e spinaci, ma si può fare anche con i funghi, con qualsiasi altro tipo di verdura. Si può mettere anche la besciamella se si vuole fare in bianco, invece di mettere il sugo si mette un po' di besciamella. Senti Valentina, approfittiamo della presenza del bambino qui questa sera con noi, di Nando, sì, che diventerà anche la mascotte di In Cucina con Simona. Ti vuoi mettere il grembiule, Nando, di In Cucina con Simona, lo vuoi? Così almeno entri nella parte bene. Tu organizzi anche corsi per bambini, ne vogliamo parlare? Allora, io faccio corsi per bambini, mi piace molto lavorare con i bambini più che con gli adulti, mi chiedono spesso anche gli adulti, ma insomma il bambino per me insomma, è un lavoro insomma, più interessante. Loro ovviamente vedono tutti i Masterchef Junior, ovvio, certo. Quindi vengono da me e vogliono imparare, ma io insomma bambini, comincio con i bambini addirittura che cosa di, fai, cosa di 5 fai anni loro? Cioè, cosa... cominciamo veramente Simona con i lievitati, con le cose, con i biscotti, con la pizza, vogliono mettere le mani in pasta. Però ti arriva anche il bambino tipo che l'altro giorno mi ha detto: ma io voglio imparare a sfilettare il pesce. No, vabbè, bambino. Dove, però. Bambino. Siamo all'università questo. Quanti anni ha suo bambino? Chi è? 7 anni. 7 anni, però insomma, adesso noi seguiamo ancora la ricetta di Valentina e poi Nando mi aiuterà a fare il caffè, vero Nando? Tu sei bravissima, ormai sei qua e ti tocca la serata. Sei venuto a tuo rischio e pericolo, sapevi che io poi ti avrei introdotta all'interno e ormai sei qui con noi. Sai perché Nando? Perché tienili tu questi due in mano, grazie. Fermo, così la telecamera ti inquadra in questo modo qua. Perché da quando c'è Mastria Espresso il caffè non è più lo stesso. Che cosa vuol dire? Che bravo questo bambino, meraviglioso. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando non esiste più un monopolio, in qualunque settore sia, in questo caso nel settore del caffè, e beh, le cose iniziano a migliorare. Io incontro gente per strada che mi dice: grazie Simona, perché grazie a te ho conosciuto questo caffè meraviglioso e buonissimo. Il prezzo è abbordabilissimo. Se possiamo mandare il numero di telefono, se me lo dice Mimmo, il numero di telefono della Mastria, così almeno potete telefonare, potete chiamare, c'è un numero verde al quale rivolgervi e vi arriverà a casa la macchinetta, vi arriveranno le cialde ad un prezzo strepitoso se la regia mi supporta. Certo, 800 13 55 13. Vuoi ripetere? 800 13 55 13. Perfetto. Vedi come ricordo tutto, quindi chiamate la Mastria, dite che avete visto questa promozione qui in Cucina con Simona e sicuramente vi arriverà a casa, oltre alle cialde, oltre alla macchinetta del caffè di cui abbiamo una rappresentanza, in questo caso noi qui in studio l'abbiamo beige, però potete trovare un'ampia varietà di colori della Mastria, quindi potete scegliere tra tantissimi colori, vi arriverà anche Nando a casa, ecco, vi arriverà anche Nando, pubblicità, tra pochissimo. Se li facevi vedere in forno. Oh, e siamo tornati dalla pubblicità. Il nostro Nando, che adesso fa tutto il timido, fino adesso ha parlato, ha detto tante di quelle cose, ha cantato.
Poi come si accende quella lucina rossa, lui si inibisce. Intanto Valentina, per completare anche, perché sono usciti dal forno i rotolini di melanzana e speck, adesso stiamo infornando questi giustamente inquadrati. Cosa sono? Allora, i rotolini di pane con ricotta e spinaci e con il pomodoro. Vai nel forno, vado. Pochissimi minuti, così andiamo subito con l'ultima ricettina. Quindi sono tantissime idee per degli stuzzichini, ma prima di dare la prossima ricetta io do come tutte le sere la linea al TG di Esperia. Linea al TG. Buonasera ai telespettatori e alle telespettatrici di In Cucina con Simona. Vediamo brevemente quali sono le notizie che tra poco daremo nel telegiornale della sera. Hanno protestato in quasi tutta la regione i precari LSU ed LPU. A Cosenza bloccata anche la Salerno-Reggio Calabria. Il commissario alla sanità, Luciano Pezzi, non perde tempo e nomina i 6 dirigenti delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere. Tragedia poi in un asilo a Castrolibero, un bimbo disabile di 2 anni muore soffocato durante il pasto. A nulla sono valsi i soccorsi del 118. Ci occuperemo poi di politica. Il neo presidente della provincia di Vibo Valentia, Andrea Niglia, spiega in una conferenza stampa la verità in merito alla sua elezione. E ancora Rocco Nostro, direttore dell'ASP di Crotone, lascia l'incarico. Il saluto commosso e l'inaugurazione di una stele all'ingresso del nosocomio. A me non rimane che rinnovarvi l'appuntamento alle 20:30 con l'edizione della sera. A più tardi. Grazie, grazie alla redazione giornalistica, tutti attaccati qui. Appena finisce In Cucina con Simona, seguite subito il TG di Esperia TV, non vi muovete. Intanto noi andiamo con la quarta ricetta della serata, ovvero, regia, quella con le zucchine. Grazie. Senti, allora, loro guardano il telegiornale alle 8:30 fra 10 minuti, ma tu sei libera, possiamo andare a cena dopo. Salvatore Audia, chi ti sente dice, ma chissà chi è, ormai l'ho detto chi sei, perché abbiamo in regia questa sera il direttore responsabile della redazione giornalistica, però non sono libera, no, mi Simona, stanno aspettando. No, non montarti, perché sono delle registrazioni che ho fatto io 2 giorni fa, che mi ritengo di tanto in tanto mando la voce di Salvatore. Quindi non c'è Salvatore Audia? No, non c'è, sono registrazioni. Io mi ero esaltata. Registrazioni che ho rubato. Vabbè, lo salutiamo, allora posso salutarlo? Mi ci starà vedendo? Sì, no, ti sto vedendo. Ah, grazie, sì, grazie. Ma ragazzi, che serata però, mamma mia, guardate un caldo, il forno, va bene, state zitti perché devo dare la quarta ricetta con le zucchine, vi prego, rotolini di zucchine fredde, 2 zucchine, 150 g di ricotta, 200 g di pomodorini ciliegino, olio d'oliva, sale, basilico, menta, uno spicchio di aglio e pepe. Vai Valentina, velocissima. Allora, abbiamo messo le zucchine, le abbiamo prima di tutto tagliate sempre a fettine sottili per poterle arrotolare e le abbiamo messe ad arrostire. Abbiamo 4 minuti Valentina. 4 minuti, ci siamo. Eccole qua, stiamo grigliando le verdure, quindi ricette anche leggerissime. Sì, verdure. Sì, come ho detto a Nando prima, proprio... piacciono molto le verdure, vero? Sì, ma dillo sì, sentiamo sì, canta, no, non vuole cantare, va bene. Allora, vai. Aglio nel padellino. Sempre in camicia. In camicia. Poi? Poi pomodorini. Qui però ci mettiamo un goccino di olio, se me lo passa Simona. Che te lo sto passando. Un goccio. Grazie. E questi saranno i pomodori caldi da mettere sopra agli involtini freddi. Ma non so se hai notato le nostre piastre di induzione. Guarda, cuociono benissimo. Orazio Armone di Mobilia Roccelletta di Bosa, pochissimi minuti ci ha mandato delle piastre, un forno, un lavello sensazionali. Ma io voglio ringraziare anche Carmine Manfredi di Arcipelago del Gusto, Alice Genius, che anche quest'anno è con noi, e poi di volta in volta ringrazieremo tutti gli altri sponsor che sono tantissimi, Calabro Parati per averci consentito tutto questo, insomma tanti sponsor. E intanto pomodorini cucinano talmente bene. Eh sì, le nostre piastre sono fantastiche. Sono velocissime. Intanto c'è il nostro operatore che... Ok, ma perché non possiamo inquadrare niente? Regia,
È meglio che non inquadriamo. Perché non possiamo inquadrare gli operatori? Che se la ridono, se la ridono. Ma come stanno ridendo? Perché sono maledetti inside, no? E ridono, ridono. Si stanno divertendo, va bene? Sì, si divertono alle nostre spalle. Va bene, andiamo avanti. Che dobbiamo... Pomodorini, sì. Simo, una forchetta, per favore. Per favore, vi prego, non ce la posso fare, abbiamo pochissimi minuti, eh? La gente a casa non capisce cosa sia che stiamo ragazze, combinando. Che stiamo combinando, ma Nando, tu hai visto qualcosa in questo momento? Tutto bene? Tutto normale? Sì. Nando si vergogna, inutile. Allora, abbiamo detto che qui ci mettiamo un pochino di menta all'interno, nella ricotta. La spezzettiamo un pochino con le mani, veloce, veloce. Mescoliamo e spalmiamo sulle zucchine. Quelli come stanno, Simo? Sono già pronti, secondo me. Intanto benissimo. Io direi, eccoli qua. Ah, perfetto. Sono già pronti, così spegniamo il forno e li facciamo vedere sì. ai nostri amici a casa e poi andiamo con l'ultima ricetta. Vai, vai. Me ne passi un'altra, Simo, forchetta, ti spiace? Sì. Nando, tieni il guanto. Ecco qui, l'altra forchetta, vai. Grazie. E siamo con l'ultima ricetta di Valentina Amato e abbiamo fatto tutti i rotolini. Allora, intanto stiamo completando la quarta ricetta. Io vi ricordo che domani alle 12 andremo in replica e potrete rivedere la puntata di questa sera a mezzogiorno, quindi alle 12, e poi come sempre alle 19:30 ci rivedremo in diretta. Domani sera avremo il vice campione mondiale di pizza al taglio. Quindi allora, domani sera pizza per tutti, ragazzi. Ecco qua come sono tutti, sono ripresi. Che c'è? Siccome se fossero delle piantine innaffiate si sono ripresi. Intanto i rotolini sono quasi pronti. Sì. Adesso noi, mi ripassi i pomodorini che facciamo subito. Rifacciamo il sugo. Rifacciamo i pomodorini. E il piatto è pronto. Praticamente sono solo dei pomodorini saltati in padella. Sì, sì, sì. Ok, va bene. Regia. Sono così. Ci siamo già, dobbiamo già dare la linea al TG? Un minuto. Un minuto, vuoi dire qualcosa? Abbiamo dimenticato qualcuno? E me. Sì, vabbè, te. Come, vabbè, che sì, vabbè. Vabbè, non è che, insomma, non è una grande dimenticanza. Ma dico, Nicolas sta bene in regia, tutto a posto? Sta bene, sta bene. Sì, va bene. Ma si gratta. Dovete scendere prima o poi, dovete scendere poi giù. Sì. No, non vi preoccupate che stasera ne ho per tutti, eh? Siete pronti? Sempre pronti. Va bene, va bene. Sì. Allora, i pomodorini e via. Li abbiamo fatti. E condiamo. Conditi. E li sistemiamo qui. Il piatto è pronto, guardate che belle ricettine. Vogliamo fare un piccolissimo riepilogo? Facciamo rivedere quest'ultima ricetta, regia, se ce la facciamo. Siccome i piatti sono qui sistemati, io andrei con il riepilogo. Eccoli qua. Allora, vai, vai, mandiamo le ricette per il piccolo riepilogo. Riprendiamo le vecchie tradizioni. Abbiamo cominciato la serata con i rotolini di frittata verde. Abbiamo fatto con due uova una manciata di rucola, del salmone affumicato. Poi abbiamo utilizzato il formaggio spalmabile, olio d'oliva e sale. Facilissimo, abbiamo fatto una frittatina e spalmato all'interno, all'interno il composto. Sì. Poi abbiamo fatto dei rotolini di speck e melanzane con 6 fette di speck, una melanzana grande, 100 g di provola, sale e timo. Abbiamo preparato poi altri rotolini ancora, tutti stuzzichini con il pane, ricotta e spinaci. Abbiamo utilizzato 200 g di ricotta, 2 fette di pane per tramezzini, spinaci, parmigiano, olio d'oliva, sale, pepe e polpa di pomodori. E infine dulcis in fundo, eccolo qua, lo vedete, guardate che bello, molto coreografico, molto estivo direi. Sì, molto. Molto fresco, sia che sia estate, leggero, sia che sia inverno. Dietetico. È vero, fatto con delle zucchine, 150 g di ricotta, 200 g di pomodorini ciliegino, olio d'oliva, sale, basilico, menta, uno spicchio di aglio e pepe. Questo è quanto. Valentina, a te la parola per salutare i nostri amici a casa. Buona serata a tutti. E questo e rivedete, sono... c'è anche nella replica. Nella replica, domani. Domani per l'ora di pranzo. Domani per l'ora di pranzo. Tu, Mimmo, vuoi dire qualcosa? Sì, volevo salutare Valentina. Ma perché? Ciao, Mimmo. Ma perché Valentina? E Nando?
Perché sì, anche Nando, Nando, girati così. Perché Valentina ha un bel sorriso e viene fuori molto bene. La prima volta che mi hai vista in televisione mi hai detto proprio questo, che devo sorridere di più. Io stasera ti sto accontentando. Sì. No, dico, avete finito? Non lo so. Simona, puoi anche andare, stavo parlando con Valentina. Dico, dovete dire qualcos'altro? Sì, che cosa? No, tanto ti piace la mia maglia? Io ringrazio l'abbigliamento Aiello. Vabbè, puoi tanto togliere anche il grembiule adesso. Ciao! Ciao, a domani, grazie! Ciao a tutti, ciao, arrivederci!